È un pochino che non ci sentiamo. Un po' tanto che non ci sentiamo. Mi è mancato tantissimo registrare, però devo studiare. Ho avuto due esami. Un esame l'ho fatto ieri e veramente non vedevo l'ora di togliermelo perché lo odiavo. E niente, ogni volta che volevo registrare dicevo, va bene, dai, e registriamo. Cosa registro? Io che studio in pigiama tutto il tempo, rinchiusa in una camera, quindi non c'erano molti contenuti da portare, letteralmente sono stata un po' di settimane a studiare, poi ho fatto una settimana intensiva all'università, quindi sono stata tutto il giorno all'università dalle 9 alle 6 e mezza, quindi anche là ero morta e non ho fatto nient'altro. E niente, oggi è il primo giorno dopo appunto che ho fatto l'esame ieri, era 2 giorni, cioè l'altro ieri, cioè ieri, era 2 giorni che non dormivo, no, che dormivo 4 ore. Non so se avete capito, cioè non dormivo da 2 giorni tanto. Ieri infatti ero distrutta e ho dormito tutto il pomeriggio, poi sono un po' uscita la sera e oggi niente, mi sono alzata tipo alle 11. E cosa brutta di oggi è che c'è il brutto tempo. Quindi la prima cosa che ho pensato è detto, ecco, il mio primo giorno di vacanza perché voglio prendermi questi 2 giorni di relax. È brutto tempo. Però invece di deprimermi, in realtà ho deciso di farmi una lista e fare oggi tutte le cose che vorrei fare, perché da una parte, ok, mette un po' di malumore il brutto tempo, però dall'altra, se ci pensate, non so, almeno a me, mette un po' di tranquillità e rilassamento, come se non dovessi fare per forza qualcosa, cioè, dico, visto che è brutto tempo non posso fare niente e sto a casa. Quindi, niente, mi mette anche un po' di tranquillità, devo dire, brutto tempo. Basta, ho fatto una lista di cose che vorrei fare, cioè, in realtà, un po' a caso. Prima cosa vorrei fare un po' di shopping online, visto che si sta avvicinando l'estate e io non ho niente, letteralmente. Cioè, sono uscita di casa ieri e ho detto fa caldo, mettiamoci dei pantaloncini corti, qualcosa, e non avevo praticamente niente. Poi devo mettere a posto, ho messo già a posto la scrivania, ma devo mettere a posto il soppalco con tutte le cose di architettura che devo buttare via, modellini, eccetera. Poi vorrei fare degli anellini, guardate che carini. Questi anellini, non so se li vedete. Vabbè, sono degli anellini fatti con le perline che ho fatto durante una conferenza che avevo online. E niente, mi sono divertita un sacco e vorrei farne altri. E niente, magari ne faccio un po'. E poi vorrei continuare a leggere perché sono arrivata a un punto del mio libro, Il fabbricante di lacrime, che mi sta piacendo un sacco. E quindi niente, visto che ogni volta di sera vado a letto verso le 11, 11 e mezza anche. E inizio a leggere e rimango là fino all'una di notte così a leggere perché mi prende troppo. Voglio leggere anche il pomeriggio così magari invece di andare a letto tardi lo faccio il pomeriggio. Poi niente, in realtà vorrei un po' rilassarmi e è uscito anche Stranger Things, la quarta stagione. Voglio assolutamente guardare almeno la prima puntata, anche se, ascoltate il mio dilemma, ho fatto il rewatch in questo mese, ho guardato la prima, la seconda, la terza, sono arrivata a metà e mi mancano le ultime 4 puntate, quindi non so se guardarmi le ultime 4 puntate e poi iniziare la quarta stagione oppure iniziare la quarta stagione, però le ultime 5 puntate magari non mi ricordo bene, quindi sono un po' così, non so cosa fare. Scusate, sto parlando un po' troppo e niente, questo era un po' un aggiornamento delle cose che sono successe. Faccio vedere, guardate, questo è il brutto tempo, in realtà prima stava piovendo, ora è un po' meglio. Però il bello è che c'è un sacco di vento, quindi ha rinfrescato un sacco. Questa è una cosa bella. Non so se vedete la novità qua. Ho tirato su la mia zanzariera, visto che è da un sacco che non dormivo perché ci sono le zanzare in camera. E questo attualmente è il mio letto. È un'altra cosa che mi sta mettendo di buon umore in questi giorni è l'aver scoperto nuova musica, visto che secondo me cambia un sacco veramente il periodo, l'umore a seconda della musica. Ora vi consiglierò un po' di canzoni che ho scoperto, che mi piacciono un sacco. La prima che mette un sacco di buon umore, che mi piace tantissimo, mi sa un sacco di hit estiva, spero lo diventi, è Alcol e Acqua. Che è questa qua. Un'altra molto molto bella è ADGAF. Due canzoni bellissime che sono dell'Eurovision, non mi ricordo però di che paese, e sono Miss You e Fade to Black. La prima è questa. Sometimes I feel that.
l'altra è questa qua, che si chiama Fade to Black. Poi abbiamo Beh About That Time, che è quella di Lizzo. E l'altra, sempre credo ci sia un pezzo su TikTok, si chiama Somebody To You. Questa secondo me è tipo da mettere in macchina d'estate, ci sta benissimo. Poi l'ultima, perché sennò diventano troppe, è Yours di Conan Gray. Bellissima, ve la faccio ascoltare. Anche questa è molto mood triste. Basta, queste erano le mie canzoni del momento. Sono tornata in camera perché di là faceva troppo freddo e ho letto un po' troppo. Ora infatti volevo, nella mia scrivania qua, volevo iniziare a fare un book, cioè iniziare a fare una cosa per l'università e ho sistemato un po' il tavolo, hai comunque tolto la timetable perché è finito il semestre, quindi ho messo queste due fotine, però mi sa che le cambierò d'estate e farò qualcosa anche qua. Mi sono aggiunti anche questi due qua. Quindi niente, per questa mezz'oretta inizio a fare questa specie di book che devo portare per il 6 giugno. Poi penso che mi metterò a guardarmi Stranger Things e voglio fare un po' di anellini. Comunque guardate, questo nuovo orologio che ho comprato su Amazon, che è strabello, e praticamente quando si spegne per accenderlo basta tipo muoverlo, tipo toccarlo da qualsiasi parte. Ad esempio, se io sono qua e mi serve l'ora che è là, basta che io faccia così e si accende. Bellissimo. Quindi per le persone pigre come me, comprate questo orologio. Tell me for a second, I got needs. Occasionally, I set them free. Don't hold me back now, I'm in the lead. This so-called life. This so-called life. 5. Quindi ora metto via il computer e poi vado a sistemare di sopra il soppalco, perché è pieno di modellini e cose, come vi ho detto, e devo metterli a posto, però non tutti tutti, perché di alcuni modellini devo fare ancora le foto da mettere poi nel book. Quindi niente, devo sistemare senza buttare via le cose che mi servono. Ok, ho sistemato abbastanza, era da tantissimo che non vedevo il pavimento. Ho portato su il computer, mi sa che li metterò qua. E qua ho messo tutti i modellini di cui devo fare le foto. E guardate il tavolo, finalmente tutto libero.
il set per guardare Stranger Things è pronto e ora però voglio andare a prendermi qualcosa da bere o comunque uno spuntino. Non so se farmi una limonata oppure tipo un tè fresco, un tè, forse ancora il tè alla pesca. Comunque voglio andare a prendermi uno spuntino e devo anche prendere le perline, cioè farmi ancora di perle bianche oppure perline colorate per l'estate. Non lo so, comunque ora riscendo per la ventesima volta e vado a prendere tutto. Stavo salendo dalle scale e mi è caduto il rotolino del filo, quindi adesso devo riaggomitolarlo. Riaggomitolato, sì. E si è tutto intrecciato anche. Comunque, ho deciso di guardare prima la terza stagione, cioè di finire la terza stagione e poi di guardare la quarta, quindi ora guardo la fine della terza. Perché, non so, mi dà troppo un senso di disordine non finire la terza, cioè come se avessi un vuoto e non potessi iniziare la quarta. Tanto comunque la quarta non è che scappa, la guarderò dopo domani invece che adesso, perché spero di finirla, boh, tra stasera e domani la terza. Mi mancano tipo, credo, due episodi. E niente. Questa storia. Guarda. Ho finito le puntate, ho finito anche di fare gli anellini. E niente, ora vado a preparare la cena. Devo decidere cosa mettermi per andare a teatro quando fuori sta piovendo. Quindi deve essere qualcosa di elegante ma anche coprente. Non so. Ok, sono pronta e ora stiamo uscendo. Sta piovendo tantissimo fuori.